Vorrei intitolare questa catechesi brevissima, veramente molto breve, all'indomani della Epifania e ormai immersi nell'ingresso di questo 2017 così. Il titolo della mia breve catechesi è L'affronto dell'antichiesa. L'affronto. Praticamente, amici cari, il sottoscritto, non credo che sia soltanto io a verificarlo, è sottoposto da più parti ad un attacco senza precedenti, nuovo ma ripetuto. Praticamente ci dicono che questo 2017 non accadrà nulla, che siamo profeti di sventura, che annunciamo l'Apocalisse quando invece tutto questo non accadrà. Voi sapete a che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al 2017 come il centenario dell'apparizione della Madonna a Fatima, a cui senz'altro, senza ombra di dubbio, è legato il terzo segreto di Fatima che riguarda l'apostasia nella Chiesa, lo scisma e la purificazione. Allora dobbiamo avere pazienza con coloro che ci trattano come se fossimo, anzitutto, come, non so come dire, degli spostati di testa, come se fossimo quelli che stanno con la testa tra le nuvole. Dobbiamo avere veramente molta pazienza, anche perché ci sfidano. Ho ricevuto già delle sfide io sui miei blog, sulle mie pagine web, dove mi si dice anche da parte di alcuni sacerdoti: ma vedrai che non accadrà nulla. E tutto in questo 2017 passerà come se nulla fosse. Ecco, allora io vorrei dire a questi tali amici che sono quelli che parlano a nome dell'antichiesa, quell'antichiesa organizzata in favore del Vangelo del mondo e che non vedono l'ora che passi presto questo 2017 che invece è appena cominciato, vorrei dire a questi amici che casomai, e lo dico a tutti voi che ci seguite su Radio Domina Nostra, che casomai i segni dei tempi, cui si lega anche il terzo segreto di Fatima, si svolgono non secondo le nostre vedute, non secondo le nostre opinioni, ma secondo il disegno di Dio. Perciò è possibile che, per esempio, il trionfo del cuore immacolato di Maria, che tutta questa antichiesa teme, perché temono molto questo 2017, una spina al fianco, nel fianco di quelli che vogliono una chiesa mondanizzata, una chiesa secolarizzata. Leggevo in questi giorni il testo di un filosofo italiano che parla di una street theology, come c'è la street art, cioè l'arte quella fatta nei muri, e così c'è una teologia, una chiesa ormai venduta al mondo. Ecco, questo tipo di chiesa teme moltissimo questo 2017. Non sanno bene che pesci pigliare, proprio perché da una parte dicono, sconfessano Fatima, sconfessano ogni possibile intervento del cielo, ogni iniziativa soprannaturale, perché non ci credono, semplicemente perché si ostinano a non crederci. Dall'altra, però, siccome che l'esserci, per esempio, è un'evidenza, così come il soprannaturale è evidenza, loro temono che ci possa essere qualcosa di realmente forte e decisivo in questo 2017. Allora io dico a questo partito dell'antichiesa, che già mi viene addosso con espressioni molto forti. Quello che mi colpisce è che c'è anche qualche donna che fa questo, qualche voce femminile che ha una violenza che in genere appartiene all'universo maschile, ma va bene lo stesso, fa nulla. Vorrei dire a questo partito, così come vorrei dirlo agli amici che guardano a Fatima in questo 2017, che non dobbiamo pensare che il trionfo del cuore immacolato di Maria sia necessariamente inteso alla maniera umana, un trionfo di chissà quale tipo. Anzi, io credo, ritengo, amici cari, che il trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso a Fatima, che in questo 2017 ha qualcosa di significativo per tutti noi, sia legato alla dinamica della croce, la dinamica evangelica del chicco di grano che cade in terra, muore, produce frutto e solo morendo produce il frutto. Noi assisteremo a una chiesa, la vera chiesa, che sarà considerata out, che sarà considerata teologicamente, spiritualmente, pastoralmente una chiesa outsider, quando invece sarà la vera chiesa. Noi assisteremo a una chiesa perseguitata, noi assisteremo a una chiesa condannata, noi assisteremo alla visione di una chiesa, a una visione apocalittica di una chiesa che rimane cattolica, quella che rimane cattolica, che sarà sempre più denigrata, umiliata, maltrattata, condannata. Sarà messa in croce, ci saranno i chiodi, ci sarà la corona di spine, gli sputi in faccia, la flagellazione,
l'umiliazione, la condanna a morte e il tradimento, ma solo così e solo attraverso questo nel nostro cuore noi sappiamo arriverà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Prego tutti gli amici che ci seguono a Radio Domina Nostra di stare molto attenti. Vorrei darvi un messaggio che questa sera ritengo molto forte. Satana sa che gli rimane poco tempo. E, il 2017 non è solamente l'anno di Fatima, soprattutto è quello, ma ci sono varie visioni, varie profezie nella Chiesa che vengono spesso maltrattate perché già nei seminari la dimensione mistica soprannaturale viene del tutto denigrata e disprezzata. Ci sono varie visioni mistiche soprannaturali che parlano di una congiunzione temporale, quale può essere il 2017, nella quale congiunzione si assiste alla sconfitta definitiva di Satana. Qui non ho il tempo di trattarlo, ma vi ricordo che Leone XIII vide la Chiesa Cattolica attaccata da Satana e seppe che a Satana venivano concessi 100 anni per attaccare la Chiesa. Veramente, guardate, posso dirvi molto francamente, amici cari, rompendo questo silenzio nel quale mi trovo in preghiera, che veramente Satana è completamente scatenato. E quel che è peggio, amici cari, è che in questo 2017 c'è un'antichiesa distratta di fronte a questa evidenza. Non si vuol più parlare del demonio, se ne parla in maniera astratta. Satana è all'opera, sa che il conta, che col contagocce. La clessidra segna solo pochi grani a sua disposizione. Allora, quando noi già guardiamo al 2017 come il tempo di Fatima, il tempo della realizzazione del terzo segreto di Fatima, nello stesso tempo guardiamo al trionfo del cuore immacolato di Maria secondo la logica del Vangelo, ma anche, amici cari, pensiamo bene di intensificare la nostra unione con Dio, il nostro cammino di fede. E oggi, incontrando una persona che fa un cammino di povertà evangelica profonda, che vive assolutamente di provvidenza, però mi diceva che siccome oggi qui da noi il tempo non è stato clemente, non andava a messa. Ecco, io vorrei dire a cosa serve questo. Noi abbiamo bisogno di Gesù Eucaristia, perché in questo modo, con la corona in mano, pazienza se ci prendono per fanatici, resistiamo, resistiamo, resistiamo. E con la corona in mano, con l'acqua benedetta, con i sacramentali, con la confessione frequente, noi possiamo contrapporci a Satana a cui rimane poco tempo. Qualche volta mi chiedo da sacerdote, lo dico guardando questa bella immagine della Madonna che sovrasta la mia camera, e mi chiedo come mai, non lo chiedo da sacerdote, dobbiamo vivere questo tempo così forte di attacco satanico? Beh, non c'è una risposta. Dobbiamo viverlo, amici cari, dobbiamo essere molto forti nella preghiera. Padre Pio. E diceva un sacerdote, padre De Meo, che è poi diventato esorcista: figlio mio, se Satana vede che tu tieni la mitraglia in mano tremando e impaurito, ti salta addosso. Se invece vede che tu resisti e sei forte, si allontana da te. Ecco, io vorrei dire, ma questo possono capirlo solo le anime elette, questo possono capirlo solo coloro che aprono il cuore ai messaggi di Maria. Allora, vorrei dirvi, amici cari, siate forti perché questo anno 2017 è quello dello scatenamento delle forze del male. I poteri infernali stanno cercando in tutti i modi di bloccare, di impedire la realizzazione finale del progetto di Maria. Perciò è un 2017 nel quale, accanto a tutti gli impegni quotidiani che ognuno di noi deve raggiungere, alle scadenze, ai pagamenti dei mutui, alla pingua realizzazione del conto corrente, al di là di tutto questo, la cosa più importante, amici cari, è che ci concentriamo nella preghiera per il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché vi dico, questo è il tempo dello scontro finale, non ci sono altre parole da aggiungere. Il tempo dello scontro finale in cui la Madonna sta per realizzare il trionfo del suo cuore immacolato attraverso la vera Chiesa cattolica che resiste di fronte agli assalti dell'antichiesa attraverso la sofferenza e la persecuzione. E perciò è anche il tempo dello scatenamento finale di Satana che vuole in tutti i modi, con le strategie più impensabili, distruggere il progetto di Dio e realizzare invece la sconfitta definitiva, la perdita delle anime. Amici cari, non so dalle vostre parti, da dove mi seguite, come funziona il tempo questa sera.
Qui da noi fa molto freddo, però c'è un cielo meraviglioso che ho contemplato in silenzio e tra le nuvole fa capolino la luna, e la luna che illumina questa notte invernale così rigida. E prima di mandare in onda questo video, ho pensato proprio come la luna riflette la luce del sole nel cuore della notte, perciò la luna indica la Chiesa e perciò indica anche Maria. Allora, mi sembrava molto bello concludendo dirvi questo: guardiamo a Maria in questa notte profonda che caratterizza il nostro tempo e non scoraggiamoci, non perdiamoci d'animo, non diamo ai demoni la possibilità di vederci abbattuti e sconfortati, cerchiamo di mantenere il buon umore, di stare in pace con Dio e con i fratelli con la corona del rosario tra le mani. E proprio Padre Pio diceva che era la mitragliatrice per combattere contro Satana. Pazienza se poi vediamo come in questo contesto c'è questo affronto, come ho detto, il titolo della catechesi. Vedo che già sono tanti quelli che stanno seguendo, si vede che avevate un po' di appetito, questo mi riempie di gioia, ma come vi ho detto, ho avuto bisogno di un po' di silenzio. Allora vi dicevo, questo anno 2017 che inizia con queste perturbazioni meteorologiche in Italia così forti, dalle nostre parti qui non avevamo visto roba simile da molto tempo e tutto può essere un segno naturalmente, tutto può essere un segno, un invito alla purificazione, un invito alla conversione. Ecco, allora. Mentre l'antichiesa è concentrata su altra roba che non è quella decisiva, noi concentriamoci come vera Chiesa cattolica nella contemplazione di questa promessa. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. È il 2017, amici cari. È entrato questo 2017 con questa condizione così fredda e nevosa, ma questo 2017 vedrà il trionfo del cuore immacolato di Maria e la sconfitta definitiva di Satana. E un'ultima cosa che vorrei dire, ma spero di non lasciarmi coinvolgere troppo emotivamente, che cosa accadrà quando finalmente il cuore immacolato di Maria trionferà? Beh, guardate, quello è veramente difficile da pensare, ma ci sarà la pace, ci sarà la concordia e soprattutto questa antichiesa così aggressiva, così violenta, così falsa e menzognera, perché si riveste da agnello quando invece ha un cuore di lupo. E questa antichiesa sarà completamente distrutta, completamente eliminata in ragione dello sano spirito cattolico. Ecco, il cuore immacolato di Maria, quando parla del suo trionfo, non fa che anticipare il trionfo del sano spirito cattolico. Bene, carissimi, non so se sono riuscito a dire quello che intendevo esprimervi in questa mia meditazione serale, ma insomma. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a essere apostoli del suo cuore immacolato. Non so se avete mai visto il film Braveheart, è un film abbastanza bello in cui si racconta la storia di quel scozzese lì che doveva liberare la Scozia dal dominio inglese. E si vede che a un certo punto, quando veniva il momento della battaglia, lui metteva, trasmetteva alle sue truppe, la voglia e la passione di vincere, la passione della vittoria. Bene, ci trasmette allo Spirito Santo la voglia di combattere. Non deve l'Antichiesa vederci scoraggiati, vederci preoccupati e impauriti. Non temiamo nulla, la Madonna è con noi, la Madonna è con noi. E poi, e concludo, vorrei anche ricordarvi, vedete alla mia sinistra la Madonna, ma anche alla mia destra il mio San Michele Arcangelo, quello è il mio, naturalmente di tutti, però questo è il mio San Michele Arcangelo. Vi ricordo che l'Apocalisse al capitolo 12 dice che quando il dragone infernale non può sconfiggere la donna vestita di sole, si scaraventa contro la discendenza di Maria, che sono gli apostoli del suo cuore immacolato, e chi scende in campo per proteggerli proprio San Michele Arcangelo. Perciò l'anno del 2017, anche se me lo lasciate passare, non perdetelo di vista questa affermazione, però è anche un anno potremmo chiamarlo Micaelano, cioè l'anno di San Michele Arcangelo. Lui dal cielo ci protegge nella lotta contro Satana. E su tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, cari amici di Radio Domina Nostra, invoco adesso la santa solenne benedizione del Signore. Mi raccomando, concentriamoci su questo progetto, con la corona in mano, senza paura, lavoriamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. E stavo scordando una cosa importante.
importante che vorrei dire, l'ho detta ai miei fedeli, permettetemi di dirla anche a voi. Noi dobbiamo in questo tempo essere decisi nella testimonianza della fede, nell'annuncio del Vangelo e nello sano spirito cattolico e mariano ed eucaristico. Quando sono tornato da Roma 2 giorni fa, all'aeroporto, mentre stavo facendo il check-in a Fiumicino, un giovane intorno ai 18 anni, vedendomi prete, ha bestemmiato il nome di Dio. Così adesso ormai si bestemmia, sembra che l'inferno sia sulla terra, no? Sembra che l'inferno sia sulla terra. Anzi, alle mamme e alle mogli che hanno mariti e figli che bestemmiano, dico: accendete una candela a casa in riparazione, va bene? Tenetelo presente quello che sto dicendo. Alle mamme e alle mogli che hanno figli e mariti che bestemmiano, dico: accendete in casa una candela benedetta e tenetela accesa in riparazione, perché la bestemmia attira maledizione sulla casa. Ed è veramente incredibile trovare preti, confratelli che sminuiscono la portata gravissima della bestemmia, il secondo comandamento: non nominare il nome di Dio invano. Dunque, questo giovane ha bestemmiato. E io gli ho gridato davanti a tutta la gente che era attorno a me: viva Dio, sì, Dio sia benedetto, viva Gesù. M'han preso per matto. Capite come funziona la nostra Italia pagana, la nostra Italia scristianizzata che ha tradito le radici cristiane? E poi ci preoccupiamo per tutto il resto? Guardavano me che dicevo: viva Dio, Dio sia benedetto, con ilarità e quasi con scherno, mentre il giovane che aveva bestemmiato era ormai una cosa normale. È normale che si bestemmi, capito? Passa per normale la bestemmia e non passa per normale, anzi, passa per cosa completamente fuori da ogni criterio, il fatto che un prete di fronte a una bestemmia dica: Dio sia benedetto. Ma io ho voluto proprio provocare quel giovane, l'ho voluto far diventare una briciola, perché poi io, fingendo di rivolgermi a suo angelo custode, parlavo con suo angelo custode e dicevo: non preoccuparti, l'aereo non crolla per questa volta, perché se crolla questo va in inferno perché si è perduto. Non so questo giovane cosa avrà pensato, però vorrei dirvi questa verità: non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere forti e decisi, che è una grazia il martirio, che è una grazia la persecuzione, amici cari. Cosa volete? Gesù è morto in croce, non possiamo pensare di andare in paradiso su un tappeto di rose e di velluto e di porpora. Dobbiamo camminare sulle spine, come nel famoso sogno o visione di San Giovanni Bosco. Bene. Ed allora, con coraggio, vorrei questa sera adesso fare un momento di preghiera, implorando su tutti gli amici di Radio Domina Nostra, ma anche su tutti i nemici che in questi giorni mi hanno attaccato pesantemente, invocare la benedizione del Signore. E soprattutto lo spirito di audacia e di coraggio per una testimonianza in questo 2017 sempre più forte e più coraggiosa. Vieni, Spirito Santo, invoco su di noi la tua presenza, manda la tua presenza dentro di noi, Spirito Santo, donaci la tua forza, donaci la grazia di Pentecoste, Spirito Santo. Ecco, vorrei proprio chiederti, Spirito Santo, il dono della Pentecoste, e benedici, Spirito Santo, con la tua presenza infuocata a tutti coloro che si sono consacrati a Maria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buon 2017, buon cammino di testimonianza mariana, buon combattimento della fede, e chi vivrà vedrà le grandi cose che Dio sta per compiere. Buonanotte a tutti e avanti con Maria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Cari amici di Radio Domina Nostra, vorrei intrattenervi con pochi minuti in una brevissima catechesi che mi sgorga dal cuore questi minuti. Sono stato poco fa a portare l'olio santo e la comunione, oltre che ovviamente il sacramento della confessione, a una coppia di anziani della mia parrocchia, marito e moglie, si chiamano Rosa e Francesco. Sono molto anziani, lui è cieco, lei è messa molto male. E sono tutti e due ormai avviati decisamente verso Dio. È stato un momento di grazia, però poi tornando verso la parrocchia, uscendo da lì, mi è venuto in mente di intrattenervi alla luce di questa esperienza su un argomento importante. E il titolo di questa brevissima catechesi, spero essere proprio molto breve, vorrei fare non più di 10 minuti, è l'ora di resistere, l'ora cattolica della resistenza. E per spiegare che cosa intendo dire, vorrei dirvi che qui adesso è in gioco la salvezza delle anime.
la salvezza delle anime immortali per ciò che sta accadendo ormai dentro la Chiesa. Carissimi amici, mi rivolgo a tutti quelli che continuano a conservare lo spirito cattolico di fronte a quella che ormai l'Antichiesa porta avanti come propaganda ideologica. Propaganda ideologica, ribadisco con convinzione, io che sono l'ultimo fra tutti, che è venuto il momento di resistere, è l'ora decisiva, è l'ora decisiva. Se non lo facciamo ora, risponderemo dinanzi al tribunale di Dio e della storia. E per far capire questo, vi ricordo che nel 1517, quando Lutero con le 95 tesi portò avanti il veleno dell'eresia, noi abbiamo assistito dentro la Chiesa ad una, diciamo così, insorgenza straordinaria di fede, di devozione e anche di militanza. Se non ci fosse stata quella che la storia della Chiesa chiama controriforma, oggi forse la Chiesa cattolica non esisterebbe più. Certo, è stata opera dello Spirito Santo la controriforma, è stata opera dello Spirito Santo la resistenza della vera Chiesa cattolica di fronte al vento luterano. Però c'è stata la risposta da parte dei cattolici che amando il Signore, amando la Chiesa, hanno resistito. Guardate, poc'anzi per preparare questa catechesi ho trovato per esempio quello che scrive Santa Teresa d'Avila a proposito dell'eresia luterana. Dovreste sapere che la riforma carmelitana in Spagna, nasce come risposta proprio alla provocazione propagandistica, ideologica di Lutero e perciò eretica. Quanta attualità c'è in questo? Però è preoccupante vedere che ancora la resistenza cattolica è caratterizzata, come ora vi dirò, da tre, diciamo così, virus: il virus della diplomazia, il virus dell'accordo più o meno tacito e soprattutto il virus del silenzio colpevole. Teresa d'Avila, con Giovanni della Croce, fonda e riforma il Carmelo perché c'è Lutero che in Germania e nei paesi del nord Europa sta portando avanti la riforma protestante. Guardate cosa scrive nel Cammino di Perfezione Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa. Dice: in questo tempo mi giunse notizia dei danni e delle stragi che avevano fatto in Francia i luterani e quanto andasse aumentando questa malaugurata setta. Attenzione, Teresa d'Avila parla di malaugurata setta contro ogni naturalmente, diciamo così, attualità ecumenica, ma immaginiamo nel 1500 che cosa hanno sperimentato i veri cattolici di fronte a questo tema dell'eresia luterana. Teresa d'Avila dice che in Francia dalla Francia arrivano notizie, da Francia confine con la Spagna, del danno prodotto dall'eresia luterana. Ma attenti cosa dice adesso Teresa d'Avila. Ne provai gran dolore, e come io, se potessi o fossi qualcosa, piangevo con il Signore e supplicavo di porre rimedio a tanto male. Io domando a tutti i miei confratelli sacerdoti che hanno consapevolezza, perché ci sono quelli che non lo capiscono e soprattutto ci sono quelli che invece addirittura promuovono la propaganda. Ma ai preti non è possibile che non ce ne siano, non è possibile che non ce ne siano nella nostra amata terra d'Italia. A questi miei confratelli, alle famiglie cattoliche, ai baluardi della resistenza cattolica domando e ci domandiamo insieme: abbiamo noi questo grande dolore per ciò che sta accadendo oggi? Qualcuno potrebbe dire: ma non è forse la stessa cosa? Io dico che è anche peggio quello a cui assistiamo oggi. E Dio potrebbe chiedercene conto, amici cari. È venuto il momento, come mai prima, di organizzare una resistenza senza paura. Non possono farci nulla. Chi può farci qualcosa? Chi può farci qualcosa? Non possono farci nulla se noi difendiamo la sana dottrina cattolica, il magistero della Chiesa. Ecco, e Teresa d'Avila dice: ne provai grande dolore. Io vorrei confidarvi che io ho avverto nel mio cuore questo dolore nel vedere ogni giorno, non passa giorno in cui le voci della falsa Chiesa si alzano solenni per cercare di, come mai prima è successo, di, non so come dire, manipolare il cattolicesimo. E questo sta accadendo come una sorta di levata di scudi proprio nel 2017, che è l'anno di Fatima. Teresa d'Avila aggiunge che piange con il Signore.
piange con il Signore. Vi dicevo, vengo dall'avere confessato e dato l'olio santo e la comunione a una coppia di anziani che si prepara all'incontro con Dio, e pensavo alle anime immortali, e pensavo come la propaganda che passa oggi da parte della falsa chiesa rischi di fare il male alle anime. Io dico ad ogni sacerdote, dico ad ogni pastore della chiesa, di fronte al bene delle anime non possiamo tacere. Perché non possiamo solamente invitare le anime a vivere moralmente i comandamenti, ma dobbiamo anche preservarli nella sana dottrina. E Teresa D'Avila a un certo punto si domanda: ma io cosa posso fare? Sono donna. Guardate cosa scrive nel Cammino della Perfezione. E dice così: ma che cos'è oggi questo atteggiamento dei cristiani? Guardate quanto è attuale questa frase di Teresa D'Avila nel 1500. Possibile, si rivolge a Gesù, che a perseguitarti siano sempre coloro che più invece ti devono amare? Possibile che coloro ai quali concedi le migliori grazie, che scegli per tuoi amici, fra i quali vivi e ai quali ti comunichi nei sacramenti, ti tradiscano? Possibile che questi cristiani, dice ancora Teresa D'Avila, non siano sazi dei tormenti che hai patito per loro? Guardate, questo è veramente molto attuale. Io penso che noi dobbiamo fare nostre queste parole. E aggiunge Teresa: il mondo è in fiamme, vogliono nuovamente condannare Cristo, raccogliendo contro di lui mille testimonianze, vogliono denigrare la sua Chiesa. Bisognerebbe nuovamente sottoscrivere questa dichiarazione di Teresa D'Avila, che si è fatta santa, che si è fatta santa e dottore della Chiesa. Un giorno potranno parlare di noi come quei pochi ormai cattolici che resistono con forza e senza paura, altrimenti Dio ce ne chiederà conto. E aggiunge Teresa D'Avila: vogliono denigrare la sua Chiesa, e noi che cosa dobbiamo fare? Dice Teresa: è venuto il momento di trattare con Dio per una soluzione. Ecco, questo tema della catechesi, l'ora di resistere, lo sottoscriverei con un sottotitolo così: è venuta l'ora di trattare con Dio la soluzione. Dobbiamo chiedere a Dio, soprattutto attraverso il cuore immacolato di Maria, perché siamo nel 2017, l'anno di Fatima, di radunare le forze di resistenza cattolica e di fronteggiare l'avversario senza paura. Io vorrei dirvi, concludendo, penso anche a Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, tutti gli studi dicono che uno dei motivi che spinse Ignazio di Loyola, per l'ispirazione di Dio, a fondare la Compagnia di Gesù, fu anche quella di respingere, fronteggiare e frenare l'avanzamento dell'eresia luterana. Ecco, oggi l'eresia è più perniciosa, amici cari, perché è strisciante come i serpenti, capito? Si nasconde come i topi. È strisciante l'eresia perché non è dichiarata come ha fatto Lutero. Nessuno va ad appendere tesi progressiste, neomoderniste, concilianti con il mondo in nessuna chiesa del mondo. Ma questa eresia è presente ed è più perniciosa di quella del 1500, perché anche in questo è il motivo per cui la Madonna è qui con noi. Io dico a tutti gli amici che hanno nel cuore, spero siano tanti, questo fuoco cattolico, parliamo di fuoco cattolico adesso, no? Di amore per la vera Chiesa, di fronte a questi tentativi di cambiarla per sempre. Io dico che sono tre, come vi dicevo, appunto, le cose che dobbiamo evitare. La diplomazia, qui e lì è stancante vedere questo linguaggio diplomatico di molti uomini di Chiesa che dovrebbero essere leoni e si trasformano in asini, come diceva la mistica Teresa Neumann. E poi ci tocca sentire che i preti non credono più nel diavolo, che i preti non vogliono più confessare. Ci si domanda verso quale direzione, uscendo dai seminari, oggi il ministero ordinato si orienta. I leoni che diventano asini, questo linguaggio diplomatico che cerca di tenere il piede in due staffe, questo linguaggio diplomatico che alla fine non serve a niente. Non voglio fare nomi perché non è questa polemica, spero sia solo profezia, ma è stancante vedere uomini di chiesa che si rendono conto della situazione difficile, che hanno nel cuore la consapevolezza del momento storico decisivo e temporeggiano. E questa è la situazione, che si stia attenta al linguaggio diplomatico. Peggio, la seconda situazione pericolosa, l'accordo tacito, cioè alla fine
Per spartirsi un po' il potere si decide di tacere di fronte alla sana dottrina, si decide di tacere di fronte all'evidenza di una antichiesa che si impone sempre di più grazie anche al contributo dei mass media. Infine, il silenzio colpevole. San Gregorio Magno diceva: guai ai cani muti. Io non so quanti preti laici, cattolici oggi in Italia si rendano conto della situazione, temo che non siano tanti, però se ci sono questi cattolici dentro cui la fiamma dello spirito cattolico arde dentro, ecco, a questi amici cattolici, soprattutto sacerdoti, dico: è venuto il momento di resistere senza paura, senza paura, non possono farci nulla, perché noi siamo nella sana dottrina cattolica, ci dimostrino il contrario. Ci dicano se noi, parlando di Gesù come presenza reale, siamo o non siamo cattolici. Ci dicono se noi che invitiamo i fedeli a pregare il Santo Rosario e a consacrarci a Maria siamo o non siamo cattolici. Ci dicano se noi che proponiamo la confessione frequente e parliamo di una misericordia che si accompagna alla giustizia di Dio e che quindi richiede il pentimento, siamo o non siamo cattolici. È sul terreno della riflessione teologica che bisogna riflettere, non a colpi di sanzioni canoniche e non a colpi di decisioni immotivate. Bisogna che si discuta sui temi, sulle tematiche, e noi, anche se pochi, come cattolici difensori della sana dottrina tradizionale, siamo disposti anche al martirio se necessario, perché l'ora storica lo richiede e perché l'ora che stiamo vivendo è decisiva. Se non fronteggiamo l'avanzamento di questo gelido tornado neomodernista, progressista, accadrà che assisteremo alla nascita, all'insorgenza di quello che von Balthasar chiamava neocattolicesimo. E vorrei dirvi di più: affidiamoci alla Madonna, perché lei ci protegge e ci aiuta. Chi tocca noi tocca la Madonna, Questo deve essere chiaro. La Madonna ci protegge, se non altro perché noi siamo disposti ad aiutarla nel trionfo del suo cuore immacolato. Tutto questo l'ho detto perché, dopo essere andato da questi due anziani, avere toccato con mano l'esistenza dell'anima immortale. Pensate che lui era cieco e mi hanno detto che non ci sente, non parla. Invece, poi dopo mi ha salutato dicendo: sia lodato Gesù Cristo. Mi sono commosso. Tutto questo è dovuto perché c'è in gioco la salvezza eterna delle anime. Perché, come ha detto Teresa d'Avila, è venuto il momento di trattare con Dio per trovare la soluzione. La Madonna Santissima ci aiuti con la corona del rosario tra le mani a fronteggiare l'avanzata nascosta ma aggressiva, diciamo così, camuffata ma violenta della antichiesa che vuole cambiare il modulo cattolico e trasformarlo in qualcosa come una forma di superchiesa dove tutto va bene, dove tutto è pacifico e tutto è irenico. Gesù l'ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Vi benedico tutti di cuore e vi chiedo di pregare per me, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Avanti con Maria. Viva la Chiesa Cattolica, viva l'esistenza delle anime immortali.